Va ricordato che è ministro per i rapporti col Parlamento l'attuale ministro dei beni culturali Franceschini. Io penso che il riferimento all'Hilton sia fondamentale, perché c'è già una fortissima mobilitazione soprattutto nei quartieri direttamente interessati, ma io credo che l'intera città, l'intellettualità della città, il mondo politico, le organizzazioni sociali, i giovani, le cose che tu rappresenti, si devono mobilitare per impedire nel modo più assoluto che questo scempio faccia passo avanti. L'altra cosa della quale volevo parlare è degli ultimissimi giorni, una proposta assolutamente strampalata, ma strampalata è un eufemismo, presentata dal sovrintendente archeologico di Roma Prosperetti, che è intervistato dalla Repubblica qualche giorno fa, ha lanciato la sua sbalorditiva proposta per il progetto Fori. La sua proposta sarebbe niente meno che lasciare due corsie laterali sulla via dei Fori Imperiali e la parte centrale della strada destinarla, come ha detto molto brillantemente e amaramente l'ex sovrintendente Adriano La Regina, riservarla a giardinetti, cioè un po' di panchine, un po' di verde pubblico, eccetera, cioè una forma così in qualche modo di pedonalizzazione. E in genere, e non solo in questo caso, si continua a equivocare, perché non è il solo esempio, anche se il più autorevole, perché è comunque presentato dal sovrintendente archeologico che parla probabilmente a nome del Ministero. Si continua a presentare questa proposta come il progetto Fori si realizza il sogno di Antonio Cederna, di Adriano La Regina, eccetera. Ma quale sogno? È una bestemmia questa, è una bestemmia. Antonio Cederna, Adriano La Regina, Adriano La Regina, Italo Insolera e tutti gli altri, e soprattutto Luigi Petroselli, non volevano la pedonalizzazione della via dei Fori Imperiali, volevano la demolizione della via dei Fori Imperiali. Bisogna diffidare da questa parola. Adesso si spaccia, ma non solo adesso, è un po' di mesi, forse di anni, che ogni tanto qualcuno si alza e dice: adesso realizziamo la pedonalizzazione come voleva Petroselli, come voleva Cederna, come voleva. Questi volevano la demolizione di quella strada. E allora solo due parole, se mi consenti, se no. Che cos'era, molto in sintesi, il progetto Fori? Il progetto Fori era appunto la demolizione della strada voluta da Benito Mussolini. Benito Mussolini volle quella strada perché da Piazza Venezia si vedesse il Colosseo e ci fosse uno scenario adatto alle grandi parate militari, come purtroppo, ahimè, si continua a fare. Alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, salto moltissimo naturalmente, poi se vi interessa ci torniamo su, grazie per primo al sovrintendente Adriano La Regina, ma il merito politico poi resta soprattutto quello di Luigi Petroselli, che realizzò le prime fasi del progetto Fori, decisero che questa strada poteva e doveva essere smantellata, doveva essere eliminata. Perché? Immaginate di andare da Piazza Venezia verso il Colosseo, percorrendo la strada voluta da Benito Mussolini. Voi vedete sulla destra il Foro Romano e sulla sinistra il Foro Imperiale, il Foro di Traiano, il Foro di Augusto, di Nerva, di Cesare, eccetera, eccetera, tutti in fila che stanno sull'altro lato e che sono separati dalla strada. La demolizione della strada consiglierebbe l'unificazione di questo spazio, che, come l'ha definito uno degli autori, uno dei primi che ha pensato a queste cose, che è stato Leonardo Benevo, uno spazio sublime. Perché è uno spazio sublime ed è un progetto unico al mondo, che mai nessuno aveva mai pensato di una cosa così strepitosa, così straordinaria? Perché questo pezzo di archeologia, che è l'archeologia più importante del pianeta, perché pensate che quelli sono i resti del centro direzionale dell'Impero Romano, di questo si parla, quindi in tutto il pianeta non credo che possa esistere cosa più importante e più significativa di questa. Questa archeologia viene collocata
al centro della città contemporanea, non recintata, non è più uno spazio come in genere dell'archeologia. Voi sapete che nelle città moderne ci sono tanti episodi di architettura del passato, ma in genere le testimonianze archeologiche sono recintate, no? Bisogna pagare un biglietto, bisogna entrare, salvo singoli monumenti, che ne so, il Pantheon, eccetera, che fanno parte della città moderna. Ma in genere, come adesso è anche il Foro Romano, bisogna entrare in uno spazio fatto apposta per essere visitato, ma non fa parte della contemporaneità. L'idea strepitosa era non solo che questo entrava a far parte della contemporaneità, perché questo diventava un sistema di piazze contemporanee, moderne, opportunamente attrezzate, c'è un problema di mobilità eccetera, ma adesso non ne parliamo, che faceva parte della città contemporanea. Questa era l'idea straordinaria. Ma il carico importante che a questa idea pur straordinaria fu dato da Luigi Petroselli era anche di carattere sociale, diciamo così, perché Petroselli colse l'occasione di questo evento non solo cominciando a realizzarlo. Vi ricordate che Petroselli fu sindaco solo 2 anni, e in questi 2 anni, per quanto riguarda il progetto Fori, fece le uniche cose che si sono fatte. Prima di Petroselli il Colosseo era una specie di spartitraffico, i meno giovani se lo ricordano, il traffico girava intorno al Colosseo, e poi fra il Foro Romano e il Campidoglio c'era una strada che tagliava il Foro Romano, che era via del Foro Romano oppure via della Consolazione. Petroselli fece queste 2 cose fondamentali: eliminò il traffico intorno al Colosseo e demolì la strada, la via del Foro Romano che stava sotto al Campidoglio. Tra l'altro importantissima la battuta, perché sono le fotografie che voi potete trovare anche su internet, quando il martello pneumatico comincia a demolire la via del Foro Romano, e Petroselli dichiarò a chi gli stava vicino: io vorrei passare alla storia come il sindaco che non ha inaugurato una strada ma ne ha demolita uno. Ma il contributo straordinario di Petroselli quale fu? Fu che lui colse questa occasione per mettere in discussione il concetto di romanità, cioè il concetto del rapporto che il cittadino attuale, il cittadino del XX, del XXI secolo, ha con la storia più remota di questa città. Il rapporto con la storia più remota era, in larga misura e ancora oggi, era affidato, come dire, ai ceti benestanti e benpensanti, soprattutto alla borghesia, agli studiosi, a una frazione minima del popolo romano. Lui invece voleva che il rapporto con l'antichità fosse, come dire, ereditato dall'intero popolo romano, e inventò quella cosa inaudita, secondo me, che furono le domeniche pedonali della via dei Fori Imperiali, appunto pedonali perché era transitorio verso la demolizione della via, in cui tutto il popolo delle periferie di Roma veniva, era tra l'altro la stagione dell'estate romana di Nicolini, anche se queste domeniche pedonali si svolgevano d'inverno, e prendevano cognizione della ricchezza delle testimonianze che c'erano, e come sarebbe stata vissuta questa eredità una volta eliminata la via dei Fori Imperiali. E cioè il rapporto era la tutela, la difesa, l'identificazione con la propria storia più antica deve essere affidata a tutto il popolo romano, anche al popolo delle periferie. Non può essere una cosa che sta nelle mani degli studiosi, eccetera, anche per un'esigenza proprio di democrazia, di rapporto appunto di totalizzante, di unificazione della città. L'ossessione di Luigi Petroselli, la parola d'ordine che lui ripeteva sempre, era unificare la città, e unificarla era in senso sociale, in senso urbanistico, unire la periferia al centro, ma era anche una forma di ridurre le distanze anche addirittura fra le epoche storiche, quindi fra la contemporaneità e, diciamo, la storia più antica di Roma. Questo è il progetto Fori, non è la pedonalizzazione, e meno che mai la creazione di un vialetto verde pedonale fra 2 strisce d'asfalto. Addirittura non so chi di voi ha letto l'intervista al sovrintendente, dice: perché così noi potremmo realizzare a Roma
una strada che somiglia al National Mall di Washington, cioè sulla parte più pregiata, più antica, più preziosa della nostra città. Noi ci dobbiamo rifare a un modello di città americana, che storicamente da tutti i punti di vista non c'entra niente con il nostro, con le nostre cose. Ho passato il mio tempo, vi chiedo scusa, poi ricominciamo a discutere dopo. Grazie. Grazie a Bezio De Lucia, che diciamo con